Ciao a tutti, benvenuti alla diretta del giovedì che come sempre tratterà di argomenti un po' particolari, argomenti che vanno fuori dal pensiero comune. Ed è per quello che è qui Maria Teresa De Luca con noi. Il titolo di questa diretta, come avete visto, è una frase che non dice nessuno. Le brave persone fanno i soldi. Perché l'ho intitolata così? Perché Maria Teresa di mestiere fa un mestiere particolare, lei è un business coach, cioè una di quelle persone che va nelle aziende e aiuta le aziende e gli imprenditori a rendere più efficiente l'azienda, a migliorare la produttività, a migliorare il fatturato. E una delle cose che mi racconta sempre è una cosa che mi ha sempre stupito. Lei mi racconta che moltissime volte si è trovata davanti non tanto a problemi, come dire, contabili o tecnici, ma quello che rende veramente difficoltoso a volte l'azienda, la produttività di un'azienda, la riuscita di un business, è proprio la dinamica relazionale all'interno dell'azienda stessa. È come se nell'imprenditore, nell'impresa o comunque nella persona, nelle persone che in realtà cercano di costruire una realtà che fa soldi, che fa benessere, che dà benessere, ci fossero dei meccanismi autosabotanti. Per cui lei si è messa a lavorare e lavora da tempo anche su questo concetto, cioè sostanzialmente sul fatto di sentirsi in etica. Che cosa vuol dire sentirsi in etica? È per quello che dice che il sentirsi in etica fa fare più soldi. Quindi lascio la parola a lei. Intanto buonasera a tutti, grazie Laura per questa stupenda presentazione, anche molto, molto completa. Sì, è vero, questo è un po' il mio pensiero, non è il mio pensiero, è un pensiero reale che sicuramente va un po' contro il pensiero comune, perché si pensa che fare soldi sia peccato, sia frutto di qualche imbroglio o sia comunque un qualcosa che non va bene, e se hai fatto soldi da qualche parte qualcuno li piange sostanzialmente. Ecco. Esatto. A volte è così, ma quando è così non è una vera ricchezza. È una ricchezza di denaro, ma non è una ricchezza completa, non è una ricchezza che si autoalimenta, cioè quel denaro che arriva e basta. Tutto il resto però può costare in tanti altri termini. Mentre il denaro, quello dato dal valore in più che tu dai al mercato, è una vera ricchezza. Ricchezza perché ti torna, ricchezza perché duratura dal classico cliente che ne parla bene al cliente che lo fidelizzi una vita, a quello che ti può tornare in tanti termini, no? Nella tua autostima, perché se io guadagno bene, in modo corretto, la mia autostima aumenta. Se aumenta la mia autostima, aumenta il mio stato emotivo. Se aumenta il mio stato emotivo, aumentano le mie idee. Se aumentano le mie idee, aumenta il secondo business, per dire. Ecco, questo può essere un percorso, un procedimento che può avvenire. Quindi ecco che laddove io non sono concentrata sul nascondere le mie magagne, ma sul godermi di quella ricchezza in più che ho portato, è una ricchezza che cresce, una ricchezza che si alimenta, che si moltiplica. E quindi l'essere in etica è veramente importante. Poi che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente aver fatto bene il proprio dovere, aver fatto bene il proprio lavoro con costanza. Pensiamo quando siamo veramente disciplinati, quando abbiamo lavorato bene tutto il giorno, come ci sentiamo? Abbiamo lavorato tanto, ma l'energia che abbiamo, la gioia, l'orgoglio di noi stessi, e torniamo a dire quindi l'autostima, no? Quello che ci fa stare bene, che ci fa andare nei confronti, perché quando abbiamo autostima, tra l'altro, in qualsiasi momento noi affrontiamo da leader il nostro cliente più che il nostro dipendente, siamo più forti, siamo più incisivi, siamo più determinati, perché siamo innanzitutto, ecco, corretti con noi stessi, abbiamo questa autostima. Allo stesso tempo, quello che diamo, faccio un po' un esempio, pensavo proprio a te mentre ragionavo su questo concetto, no?
il valore in più. Io posso fare una semplice lettura dei tarocchi, il servizio. Io pago il servizio, ok? Quant'è che do ricchezza? Quando, come fai tu, è frutto di studio, è frutto di ascolto particolare della persona che è dall'altra parte, quindi da una comprensione psicologica, dal non voler illudere ma voler far capire, da guidare, da essere in sintonia con l'altra parte. Cioè non fai una semplice lettura, vedi un arcano e dici ok, questo, no? A parte che la tua lettura è molto particolare, non sta a me raccontarla, poi ce la dirai, ma, insomma, è un più, non è la classica lettura, ma non è neanche il classico rapporto con l'altra persona. In effetti, quante volte hai creato feeling e amicizia? Ecco, quello è il valore. Cioè, tu hai dato il servizio, ma hai anche dato un valore. Ed è lì che allora vuol dire veramente essere corretti, essere qualcosa in più. E quello ti fa la differenza. A livello umano, quanta ricchezza ti dai e quanta dai? Certo. Quante idee nuove ti portano, porta le altre persone. Quindi anche nell'universo, quanta ricchezza si mette, ok? E per quello dico, ma anche nelle aziende, sempre nella vita, non è quello che sappiamo. Sappiamo tutti tante cose, poi dipende da come ci comportiamo e come mettiamo in atto queste nostre conoscenze all'interno di un'azienda. Che tipo di leader siamo? Siamo forti, chiari, organizzati e quindi, oppure siamo un po' confusi, pretendiamo soltanto e magari urliamo, offendiamo, ok. Ecco che crei climi diversi, crei situazioni diverse e non sei, cioè se sei un bravo leader, tu riesci a far sì che le persone ti seguano e portino avanti il tuo pensiero anche quando non ci sei. Che vadano oltre il denaro. Se tu vai oltre il denaro e vai verso il valore, ti circonderai di persone che hanno valore. E i tuoi dipendenti non baderanno solo allo stipendio, al denaro, ma anche al loro ruolo all'interno dell'azienda. Ecco che tutto va oltre la ricchezza, tutto va oltre l'etica. Tu stai descrivendo il modello di un'azienda quasi perfetta, a cui credono in pochi, ma è questo veramente il futuro che abbiamo per il nostro lavoro, secondo te? Cioè, tu ne vedi tantissime di imprese, di aziende. Allora, l'approccio è cambiato. È vero che prima poteva sembrare un approccio ideale. Oggi è un approccio reale perché? Perché è cambiato il mondo del lavoro. Perché prima era l'azienda a scegliere il dipendente. Oggi non c'è più tanta scelta, è il dipendente che sceglie l'azienda. Oggi la consapevolezza del proprio ruolo è diversa. E quindi le persone cercano, almeno le persone che hanno un approccio stimolante, cercano aziende stimolanti. Quindi se tu vuoi veramente il campione, devi essere un'azienda che li attira, che li stimola, che gli dà l'opportunità di diventare qualcosa in più. Certo. Anche adesso, il momento della crisi energetica, no? Ragionavo proprio l'altro giorno con il mio cliente. Corri, 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 non è che puoi risparmiare più di tanto. Quello che puoi fare è aumentare le vendite, con meno marginalità, stringendo i denti, aumentare le vendite. Cos'è che può far aumentare le vendite? Un approccio più proattivo, un'emotività reattiva, cioè di dire ok, andiamo, facciamo un appuntamento in più, un commerciale in più, reagiamo, così come col Covid. Chi è che ha poi l'ha spuntata bene? Chi aveva con sé una bella azienda, un bel gruppo, positività, idee, reattività? E quindi ecco che l'emozione che fa la differenza per l'azienda, con quali emozioni vivi? E quali sono invece le criticità? Cioè, quando tu entri in un'azienda, cioè a lavorare proprio su questo, devi
Descrivimi un pochino come funziona, cioè sostanzialmente penso che sia complesso proporre a un imprenditore un percorso anche di sistemazione HR da questo punto di vista proprio emozionale, con questa idea di energie anche emozionali e mettere insieme la tecnica e la capacità di fare e l'organizzazione con una positività comunque è un valore così. Diciamo che se non c'è alla base la voglia di cambiare è difficile. Okay? Quindi sicuramente su quello che è il pensiero di ognuno di noi non possiamo andare a interferire. Laddove ci vuole, c'è almeno quel po' di desiderio, di voglia, si fa presto ad innescare il volano. Perché basta un attimo che rimetti l'organizzazione a posto. Rimettere l'organizzazione a posto, cioè nel senso creare uno schema organizzativo, mettiamola così, sembra banale, ma vuol dire avere un ordine di idee, vuol dire ritrovare una meta, un obiettivo, rimetterlo in ordine, tenere presente delle persone che hai, quanto puoi contare su di loro. E come le vuoi inserire in questo progetto? Come gli vuoi far condividere un sogno? Se tu glielo fai vedere a livello di gruppo, non è più il tuo sogno, ma il tuo sogno dell'azienda, e gli fai notare quante persone intorno, quanta ricchezza umana intorno, già lì scatta quel qualcosa. Ho capito. E poi è sempre un susseguirsi perché l'emozione positiva si autoalimenta. E se ci pensiamo, quando noi abbiamo avuto le belle idee, quando noi abbiamo avuto il coraggio di fare qualcosa in più, eravamo in un tono emozionale positivo. Certo. Quando siamo negativi, vediamo tutte le sfighe, tutti i difetti, tutto, ci sembra tutto nero, facciamo fatica a cogliere le opportunità. Quindi nel momento in cui ho una chiarezza di idee, già sono più predisposto al sorriso. Se poi a questo ci aggiungo anche le mete, ancora meglio. C'è stato si racconta spesso, ma è una storia vera, di un'università, l'università Yale si chiamava, che fece un test con i suoi alunni, iscritti, accademici. Praticamente aveva chiesto a tutti questi ragazzi, allora studenti, chi aveva una meta. Molti di loro avevano una meta e poi chiesero chi ha scritto questa meta. Solo il 3% aveva scritto in realtà questa meta. Col passare degli anni, diventati adulti, hanno ricontattato tutti i ragazzi di questa università. Gli unici che avevano avuto successo erano quel 3% che aveva scritto le mete. Quindi tu la prima cosa che fai è chiarire le mete. Cioè, quando entri. Organizzazione perché lì vedi tutto chiaro, vedi il tuo sogno ed ecco che c'è quell'energia in più. Perché tutti possiamo volere una cosa, ma non è detto che poi ci attiviamo realmente per farla. Quello che ci spinge è capire bene la strada. E poi io dico sempre: non puoi pensare che una squadra ti segua se non sai dove stai andando. Allora, più è chiaro il tuo sogno, più lo sai raccontare, più io so dove stai andando e magari non mi interessa la tua meta, ma almeno so che la strada è sicura perché ti vedo deciso. Ok. Ti è mai capitato di trovarti davanti a un imprenditore, magari a un piccolo imprenditore, in cui, lo so, nel life coach succede, in cui quello che lui credeva fosse il suo sogno in realtà non lo era? Spesso, Cioè. spesso. E questo è un altro problema. Del successo del denaro è un po' dell'essere in etica con se stessi. Spesso e volentieri abbiamo sposato il sogno di qualcun altro. Spesso e volentieri, bah, abbiamo iniziato questi studi, ormai lo voleva papà, porto avanti questa cosa. E quindi c'è un compromesso tra la tua voglia di studiare, di avere successo, e il sogno del papà o della mamma. Oppure ti sei accontentato di un qualcosa che magari non era proprio tuo, ma in quel momento era comodo. Perché se crei valore, lo crei nel momento in cui sei in zona di comfort e non in zona di comfort.
E quindi ecco che lì. Questa me la devi spiegare adesso. Poi te la spiego. E quindi succede che a quel punto, non essendo più un tuo sogno, quello che ti basta è aver raggiunto una situazione soddisfacente, ma non vai mai oltre. Ed ecco che finirai ad un livello statico dove non c'è più stimolo. E quando si arriva alla noia, alla mancanza di stimolo, la ricchezza inizia a scendere. Quindi è veramente collegata all'energia che maniamo. Assolutamente. Anche perché poi gli altri percepiscono questa energia. Poi, io e te lo sappiamo bene, le visualizzazioni, cioè vedere il sogno, vederlo nel dettaglio, perché magari dico, ah, vorrei, non so adesso cosa potrei dire, mi piacerebbe una casa in campagna. Bene, è un'altra cosa dire, vorrei una casa in campagna che sia in cima ad una collina, contornata di verde e fiori di ciclamino, che abbia un viale che va verso nord perché verso nord non so che abbia un albero di pino con, ok, gli ho dato un disegno, questa casa la amo che sia con tanto legno, che sia calda, che sia accogliente, in stile country, con un salone appena entri, un camino, è cosa diversa da voglio una casa in collina, ok? Se io la vedo così, la sento, sento gli odori, sento quell'insieme di cose e mi sembra di toccarla e la voglio raggiungere. Noi sappiamo bene che la nostra mente su queste cose ci porta veramente poi verso strade a trovare delle soluzioni, però per sognare qualcosa, per desiderarlo, per decidere di volerlo, dobbiamo vederlo nel dettaglio, se no il nostro sogno diventa generico come generica la nostra vita. Spiegami questa cosa che noi creiamo quando siamo in zona di comfort, perché questo è interessante. Perché quando siamo in zona di comfort non guardiamo più nulla, cioè quello che ci importa è non cambiare, non è più progredire. Se io sono una persona che vuole migliorare, ogni volta devo uscire dalle mie abitudini. Io sono al gradino 1, posso stare ferma al gradino 1, mi adagio lì, sto bene, mi siedo e sono a posto. Nel momento in cui salgo sul secondo gradino, o anche se volessi scendere un attimino più giù, comunque cambia la mia situazione. Comunque non sono più comoda come prima. E mi metto in gioco. Però vuol dire che sono in fase di stimolo. Se okay. Sono sullo stimolo, sono anche creativa. Cioè, se io sono nella mia azienda, ormai stabile, ormai così, con le mie persone che ormai, tant'è che è una statistica, se in un'azienda non c'è, allora il troppo turnover vuol dire che i dipendenti stanno male, ma okay. Se non c'è quel minimo di turnover, di rinnovamento che porti un po' di novità, che ogni tanto ricambi gli equilibri, l'azienda tende a produrre di meno, perché si scende in noia, cioè tanto okay. Basta. Ma intanto il mondo fuori cambia. Chiaro. Io sono in zona di comfort, dico la mia azienda va bene, non mi rendo conto che invece il mio concorrente a fianco si è inventato quel qualcosa in più, che nel momento in cui l'ha messo in atto ha corso un rischio, ha creato un investimento, ha dovuto fare delle prove, si è messo in zona di comfort. Ok. Ecco che solo così si produce. Ho capito. Cioè praticamente come nella vita, cioè le difficoltà, i dolori che abbiamo, anche le più piccole, grandi, che se non li prendiamo come stimoli per continuare, per un'evoluzione, direi io, nel mio mondo. Esatto. diventano una cappa che ti soffoca alla fine, esattamente la stessa cosa, anche nel mondo business, funziona tutto uguale. Assolutamente. E poi c'è da dire una cosa, io una volta ho visto un intervento del pugile Riva, Patrizio Oliva, e lui disse una cosa che a me ha fatto riflettere tanto, perché raccontò la sua storia, e anzi invito veramente a leggere il suo libro, perché è qualcosa di meraviglioso, di sorprendente, di bello.
E lui disse: la gente che mi vede dice guarda quanto è fortunato quello, ma non sa cosa c'è stato dietro, non sa quante volte magari ha fatto degli incontri che veramente non era in condizioni. Raccontava di un momento in cui aveva un problema ad una mano e lui non era mancino, ha dovuto giocare un incontro da mancino e l'ha vinto, raddoppiando gli allenamenti. Cioè noi guardiamo la parte finale. Ma in realtà sono i momenti di discomfort che poi creano la fortuna, creano le opportunità. Tant'è che un'altra cosa che ho sentito dire spesso e la faccio mia è: dalla quantità viene la qualità. Quindi fai, fai, fai sempre di più e allora viene la qualità, altrimenti resti comunque statica, insomma. Perfetto, grazie Maria Teresa. Senti, se qualcuno che vede questo video, dove ti trovano? Dove ti trovano nel momento in cui vogliono usufruire appunto della tua consulenza, del tuo lavoro, da questo punto di vista? Allora, sicuramente mi trovano sulla mia pagina LinkedIn e non so se è il caso di lasciare cosa potrà lasciare una Ok, mail. allora. Ecco. Scriverò sotto l'indirizzo della tua pagina LinkedIn dove le persone potranno contattarti nel momento in cui vogliono fare un lavoro aziendale, accrescere il proprio business o comunque migliorare il proprio, cioè fare i soldi in etica. Fare Come soldi, ma anche perché, sai, quando, cioè, non essere in etica può cambiare completamente la realtà. Ah, questo è interessante. Faccio un esempio. Se io sono in una, facciamo finta che io sono in una riunione aziendale, ok? Ho portato la mia relazione, ma di fatto ho rubato i dati al mio collega e da quello ho tirato fuori una bella relazione fantastica. Dico per assurdo, nel momento in cui il relatore espone comunque questa mia relazione, dice una frase che potrebbe essere banale, no? La nostra azienda non ama le cose facili, è un'azienda forte che crede nei valori dell'onestà e così via. Io che in quel momento ho rubato un qualcosa ad un mio collega e non sono stato forte e leale, cosa faccio? Inizio a pensare che il tipo ce l'aveva con me, che il riferimento non era casuale. Mi distraggo e inizio a dire: cavolo, ma che cosa ho combinato? E non sto più seguendo, io sto perdendo un'opportunità, io sono in un'energia negativa, adesso inizio ad avere paura. Poi a un certo punto che cosa faccio? Quindi già non vedo più il bello di quella riunione perché per me diventa un momento di tensione. Poi siccome ci sto male, la nostra mente ha detto che deve trovarsi un suo perché, cosa faccio? Dico sì, vabbè, però se lo merita quel mio collega, tanto è sempre, ha voluto sempre fare il furbo, è arrivato lì dov'è. Cioè mi trovo mille giustificazioni su quel collega perché meritasse quel mio atteggiamento di rubargli la sua relazione, che io non vedo più quel mio collega per quello che è. Perché poi, una volta che mi creo la giustificazione, io ho creato realmente una realtà falsata. Oh, e tu sai anche qui a chi mi rivolgo, ho un altro esempio pratico. Inizia a dire una bugia. Per salvare quella bugia ne dirai un'altra. E poi un'altra ancora. E poi un'altra ancora. Tu vivi la vita che hai creato con quelle bugie e non più la tua vita. Addirittura Addirittura ci credi magari, poi alla fine ci credi, inizia a la rispondere, chiamiamo menzogna personale ok. nel coaching. Quante volte può succedere questo? Che se noi diciamo una bugia e non siamo subito chiari, inneschiamo un meccanismo pericoloso dal quale rischiamo di non uscire ed essere più concentrati sulle bugie che creare denaro, che creare idee, che creare buoni rapporti. Perfetto. Quindi, come vedi, sono tanti punti di osservazione. Grazie mille Maria Teresa. Grazie soprattutto perché ci hai parlato dell'avere abbondanza e hai, come dire, rotto un po' la visione che spesso si ha e si sente dire in giro e ci hai dato delle ragioni per cui questa visione è comunque assolutamente falsa.
Spero che ci rivediamo ancora qua sul canale di Un Posto per i Pensieri e vi salutiamo. Grazie a tutto, grazie di tutto. Grazie a te, Buonasera. Laura, sei stata fantastica. Grazie di tutto. Ciao, Ciao. un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti.